Ciao a tutti e benvenuti a un'altra puntata dei Sentieri di Black. È arrivato finalmente il giorno. Siamo finalmente riusciti, io e l'amico Federico, ciao, a portarci su al Sempione per fare il giro ciclo escursionistico alpinistico di oggi, che ci vedrà arrampicarci su di là per arrivare allo Spitzerli 2737. Scendere nella Nanstal, arrivare fino giù a valle, attraversare il Gamsa, salire al Gibidum Pass, fare la circumnavigazione del laghetto del Gibidum, fare tutta la vallata della Nanstal, risalire di nuovo verso il Bistin Pass e scendere di nuovo qui al Sempione. Giro impegnativo, circa 35 km, 1700-1800 di dislivello, dedicato a chi vuole faticare. Oggi sapremo che di fatica ne faremo tanta, ma a noi oggi va bene così, siamo pronti. Ma quanto bello è il giro oggi allo Spitzerli, ma quanto bello è! Bellissimo. Noi dobbiamo arrivare là, allo Spitzerli. Manca poco, dobbiamo arrivare là. Spitzerli 2737, spettacolo da paura, vento quasi zero, Fede dammi 5, grandissimo, goduria. Gibidum Pass, il lago del Gibidum dove arriveremo dopo, la strada che faremo in salita e tutto il traverso della valle che faremo poi dopo lungo il ritorno per tornare alla Valle del Sempione che si trova qui sotto a sinistra. Fantastico tour oggi, fantastico. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel
feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life all of mine. Questo è il Gamsa, abbiamo raggiunto praticamente la nostra quota zero di oggi, che è 1008, e adesso riprendiamo a risalire per arrivare al Gibidum Pass e al lago di Gibidum, per poi fare tutto il traversone in alto della valle e riscendere poi verso il Sempione, che è dalla parte di là. Bellissimo giro. Lì da dove siamo scesi il Beast in Pass, e ora siamo quasi al Gibidum Pass. Gibidum Pass, abbiamo raggiunto 2201, adesso scendiamo al lago dove faremo la meritata pausa panino, e poi si continua a fare tutto il pezzo nel vallone e poi riscendere dal Sempione, che rimane di là. Là sopra lo spizzolino dove siamo partiti.
quale raga che vi dica che questo è il Giro All Mountain dell'anno 2018. Che avete visto lungo la Bisse è da fare con molta cautela. Ci sono molti tratti esposti
i più prudenti e saggi lo faranno a piedi, per cui fate molta 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 attenzione, specialmente lungo il tratto finale. E adesso si continua di qui. Stop!
Another one bust the dust. Ow! Another one bust the dust. Hey, hey! Another one bust the dust. Hey, 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 hey. Ooh, shut up. There's plenty of ways that you can hurt a man and bring him to the ground. You can beat him, you can cheat him, you can treat him bad, or you leave him when he's down. But I'm ready, yes, I'm ready for you. Siamo portati a casa oggi un giro di quelli epici, di quelli che si fanno una volta all'anno e che rimangono nei ricordi. Come avete potuto vedere, un giro sicuramente per pochi e che raccomando per pochi, da non fare da solo ma fare comunque almeno in due, in caso di bisogno, specialmente sul tratto esposto che avete visto lungo le vallone della Nanzal, perché comunque esposto è pericoloso, circa 34 km, 1730 di dislivello, percorso più o meno in 6 ore. Oggi vi ho proposto un itinerario da cicloalpinismo, torno di nuovo a ribadire ancora una volta, indicato per pochi, difficoltà tecnica molto difficile e anche la difficoltà fisica è di pari termini. Un saluto a tutti, ricordate di iscrivervi al canale. Da Black per oggi è tutto qui dal Sempione, alla prossima, ciao!